un'accoglienza entusiastica per Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, che alla scuola media di Casapesenna ha presentato il libro di Enzo Tortora, Lettere a Francesca, un libro che in verità, anche se lei non vuole prendersi i meriti, è molto anche farina del suo sacco. Un libro che ha avuto un consenso, un'attenzione da parte anche degli alunni, e questo forse è il segnale più bello. Sì, il segnale più bello è quello, e quindi devo ringraziare la scuola, la preside, il sindaco di Casapesenna per aver organizzato questo evento, perché Enzo va ricordato. Enzo è uno dei buoni esempi del nostro paese di quest'ultimo periodo che non va dimenticato, perché come diceva Leonardo Sciascia, se il futuro, la memoria ha un futuro, bisogna assolutamente che l'esempio di Enzo venga ricordato e diventi un po' il simbolo capace di rappresentare e di sostituire tutto quello che ahimè oggi nel paese non va. Nel nome di Enzo mi auguro che si possa fare quella ormai non più rinviabile riforma sulla giustizia e possa riportare il nostro paese a essere davvero la culla del diritto. Purtroppo però, e questo dà ancora più valore al libro, da allora il sacrificio di Enzo Tortora, il suo impegno per i detenuti sono stati inutili. Questo è un maggiore rammarico per lei. Beh, sulla vicenda di Enzo esistono davvero le profetiche parole di Leonardo Sciascia che disse che non sia un'illusione. A oggi lo è, non è cambiato nulla se non piccoli accorgimenti che non ridanno lo stato di diritto al nostro paese, dove sono fondamentali le grandi riforme, dalla divisione delle carriere alla responsabilità dei magistrati, alla civiltà delle carceri, tutti quegli elementi che Enzo denunciò nel Parlamento europeo, perché del suo caso ne fece una battaglia politica, andò in Europa a denunciare quello che erano le disfunzioni del nostro sistema. Da allora nulla è cambiato e quindi, come scrivo io nella mia lettera di introduzione alle lettere di Enzo, voglio sperare che questo libro sia un nuovo inizio di battaglia per la giustizia giusta nel nome di Enzo. Le sarà capitato in questi lunghi anni di incontrare qualche magistrato che si è occupato in primo grado del processo a Enzo Tortora? Ha avuto modo di parlare con qualcuno di loro e che cosa ha detto loro? Ma con loro direttamente, con loro proprio no, ai vari di Persia, di Pietro, con Marmo c'è stata questa botta e risposta attraverso i giornali, naturalmente si guardano bene dal venire alla presentazione del libro. Mi piacerebbe però avere un confronto con loro, così come mi piacerebbe avere un confronto con il presidente Davigo, il quale dice che non esistono errori giudiziari, non esistono vittime innocenti, ma esistono soltanto degli innocenti dei quali non si è saputo trovare la responsabilità e la colpevolezza. Io credo che la magistratura debba fare un salto culturale proprio nel rispetto della vita umana, perché l'errore giudiziario non è rimediabile, non è ripagabile, non è riparabile, l'orologio non torna indietro e sono vite umane distrutte. E io parto dal principio che c'è l'indisponibilità della vita umana per chiunque, si parli di pena di morte o si parli di pena di carcere ingiusta. Io ho incontrato, perché all'inizio c'è stata, come dire, una diffidenza totale, alla presentazione dei libri non venivano mai dei magistrati. Adesso invece cominciano a venire e intanto cominciano a dire che il caso Tortora è una vergogna. Piano piano spero di portarli anche a un fatto, al momento in cui potranno dire è urgente intervenire nell'interesse comune, perché riformare la giustizia non è qualcosa che si fa a favore di qualcuno, a dispetto di qualcun altro, ma è nell'interesse generale per lo Stato di diritto del nostro Paese. Puoi con una sola parola, con un aggettivo, descrivere chi era Enzo Tortora come uomo? Un uomo per bene, semplicemente un uomo per bene, nobili sentimenti, nobili comportamenti, nobili ideali. Quell'esempio che serve far conoscere ai giovani perché possano emularlo.